Bene, siano lodati Gesù e Maria. Ecco, carissimi, ben ritrovati tutti nell'abbraccio che tutti coinvolge, che è la Divina Volontà. Ogni volta che noi vogliamo ritrovarci uniti, basta entrare nel centro di tutte le cose che è la volontà di Dio. Ci ritroviamo anche fisicamente uniti questa sera davanti al Signore qui presente, che abbiamo appena salutato. E non vi aspettavo, per la verità, così numerosi per il diluvio romano, e invece siamo numerosi, siamo tutti quanti intorno adesso a questi scritti per leggerli insieme, per farli diventare veramente cibo, sangue, nutrimento della nostra vita. E oggi che giorno è? 8 novembre, ecco. 8 novembre è un giorno importante? Beh, diciamo, più o meno. E con l'8 novembre termina il cosiddetto ottavario dei defunti, e cioè quegli 8 giorni di preghiera in cui è possibile anche lucrare l'indulgenza plenaria per i nostri defunti attraverso la visita al cimitero. Siamo nel mese di novembre, così come la volta scorsa ci trovavamo nel mese del Santo Rosario, nel mese missionario. Quindi ecco, questa sera non possiamo, penso, non rivolgere in questo 8 novembre lo sguardo alle realtà ultraterrene, in modo particolare ai nostri fratelli che si trovano adesso nel purgatorio. Lo facciamo, come dire, con piena convinzione non soltanto che esiste il paradiso, esiste il purgatorio ed esiste l'inferno. Come dire, siamo all'ABC. E lo dobbiamo dire, ribadire, fino alla noia, perché in questo tempo di secolarizzazione, di scristianizzazione di massa, veramente stiamo arrivando al punto in cui qualcuno non riuscirà nemmeno più a distinguere la sinistra dalla destra. Ma la cosa importante, però, è che questi nostri fratelli, lo sappiamo bene, hanno bisogno di noi. Loro da soli, per se stessi, non possono fare nulla. Ma noi per loro possiamo fare molto, e nella Divina Volontà, nella potenza, nella forza, nella vita della Divina Volontà non possiamo fare molto, ma moltissimo per loro. Allora, entrare nell'ottica che il mese di novembre ci fa diventare punto di attenzione centrale, insomma, in questo momento, entrare nell'ottica che ogni qualvolta noi ci muoviamo all'interno della Divina Volontà e iniziamo a compiere i nostri atti, a compiere i nostri giri, e il girare nella creazione, il girare nella redenzione, il girare nelle opere dello Spirito Santo, nella santificazione, e certamente è girare negli atti della Divina Volontà. Girare, come abbiamo fatto poco fa, nei passi di tutti i nostri fratelli, per mettere i passi di Gesù e i passi dei fratelli nei passi di Gesù, perché possano trovare riparazione, santificazione, perché possano essere riempiti di quell'amore che a loro manca. Va benissimo, ed è doverissimo tutto questo, è un dovere assoluto per chi vuole vivere nella Divina Volontà. Ma potrebbe sfuggire in questo giro completo, negli atti della Divina Volontà, il purgatorio e anche il paradiso. Ma vedremo se ci sarà tempo per parlare del paradiso. Vorrei però soprattutto soffermarmi sul purgatorio, perché, carissimi, queste anime da noi possono ricevere tanto, lo abbiamo detto, e la Chiesa ci ha sempre insegnato come è possibile aiutare queste anime, in primis attraverso la celebrazione delle sante messe, attraverso il lucrare le indulgenze, che è una cosa, a mio modesto avviso, difficilissimo. E magari stasera forse gli scritti sulla Divina Volontà ci potranno aiutare a capire come è possibile lucrare con maggiore facilità l'indulgenza plenaria,
quell'indulgenza appunto che è detta plenaria, ma poi se è veramente plenaria questo non è che dice garantisce la Chiesa, no, questo dipende dalle disposizioni della persona, soprattutto nel distacco affettivo ed effettivo da ogni più piccolo peccato veniale e imperfezione, cosa che ci si dimentica molto facilmente impegnati a compiere le opere indulgenziate. Attraverso le opere di carità, le elemosine, le largizioni fatte per amore di Gesù, certamente, perché devono essere sempre elemosine cristiane, non atti di filantropia, ma con l'intenzione di suffragare i nostri fratelli defunti, attraverso la comunione fatta per loro, attraverso anche i sacramentali, l'acqua benedetta, le candele accese. Benissimo, questi sono tutti gli strumenti che la Chiesa ci ha dato. Ma entrando nella divina volontà, noi non andiamo a prendere soltanto gli effetti d'amore della redenzione di Cristo, noi andiamo a prendere la sorgente dell'opera redentiva di Cristo. Ed entrando nella divina volontà, noi abbiamo libero accesso, poiché in essa noi abbiamo il diritto di prendere, se mettiamo il nostro piccolo ti amo in tutte le cose, noi prendiamo il diritto di possesso di tutte le cose. Noi possiamo prendere e a nostra volta dare, prendere e dare, ne abbiamo già parlato, la dinamica propria dell'anima che vuole vivere nella divina volontà. Allora, entrando in questo oceano infinito di luce, di pace, di santità, di riparazioni, di espiazioni, lì c'è il sangue di Gesù, lì ci sono le piaghe di Gesù, lì ci sono i meriti di tutti i santi, lì c'è tutto il bagaglio di tesori di grazia che la Madonna si è acquistata. Cioè, entriamo nella divina volontà, prendiamo e diamo anche alle anime del purgatorio. Ed è qualche cosa che deve diventare, come dire, naturale, connaturale in noi. Vedete, compiere questi giri è certamente qualche cosa di facile nella misura in cui stiamo da soli, stiamo in silenzio o stiamo nei cenacoli, no? Bellissimo sempre questo ritrovarsi e pregare insieme. Pensate anche al momento in cui stiamo da soli davanti a Gesù sacramentato. Ricordo che parlavamo di questo proprio nel primissimo incontro, ritiro che facemmo vicino a Via Vetulonia, quando ebbi la gioia di ricevere da Carla questo primissimo invito, no? Che cosa è l'adorazione per un'anima che vive nella divina volontà? Stare lì non necessariamente soltanto, come dire, a cantare, a recitare preghiere belle, tradizionali, ma compiere lì cosa? Compiere lì atti nella divina volontà, muoversi nella divina volontà, riconoscere, ringraziare, adorare, mettere il nostro ti amo. Quindi lì diventa facile entrare in purgatorio e portare tutti i rimedi, la santificazione, le riparazioni, l'amore che queste anime hanno bisogno di interiorizzare per coprire tutti questi vuoti d'amore. Lì è facile. È facile anche quando ci troviamo da soli, nel momento in cui magari stiamo facendo qualche cosa che ci permette anche di fare qualcos'altro insieme. Uno dice, non so, mangio, faccio qualche cosa di servizi in casa, posso contemporaneamente anche fare altre cose perché ho bisogno sempre con la mente di tenermi impegnato. Ah, adesso però posso anche guardare la TV, posso anche sentire... Ma certamente sono tutte cose buone, lecite, non è che sto dicendo qualcosa. Però se ci lasciassimo attenzionare, se ci lasciassimo attirare nella nostra attenzione dalla divina volontà, anche nei nostri atti quotidiani, che siamo chiamati comunque a vivere immedesimati in Gesù, potremmo sempre girare nel purgatorio. Ma cioè, non è che bisogno di tanto, a volte anche un attimo, un secondo, ma immergersi subito nella divina volontà per portarsi nel purgatorio è qualcosa che deve starci a cuore. Ecco, sappiamo bene che nessuno, dalle mie parti si dice, nasce imparato, non è che nella vita della divina volontà così, però ogni atto in più che noi compiamo è un passo in avanti nell'abbracciare tutto e tutti e fare bene a tutti. Ora, carissimi, ci chiediamo,
Del purgatorio, in modo particolare, si parla negli scritti della Divina Volontà? Ecco, non so se potete immaginare, però avendo fatto una piccola ricerca, posso dirvi che del purgatorio si parla 126 volte, cioè, dico, più di 100 volte viene nominato il purgatorio, si parla del purgatorio in tante situazioni, in tanti contesti. Anime del purgatorio che hanno fatto visita a Luisa, anche anime del paradiso, eh? Le visite che Luisa ha fatto anche al purgatorio, come lettura personale in questi primi volumi, andatevi a trovare l'esperienza della morte della mamma, della morte del papà e della mamma di Luisa, mi pare che sta nel volume settimo, in cui stavano per morire la mamma di Luisa, Luisa prega per la mamma, no? Poi la mamma è morta e Luisa la va a cercare perché è preoccupata, dove sta, dove non sta, gira per il purgatorio e non la trova. E andate a vedere un pochettino che cosa succede, pagine bellissime, emozionanti per la verità, no? Però poi ecco, del purgatorio si parla anche in altri termini, nei termini sostanzialmente che vi accennavo a mo' di introduzione poco fa, cioè del bene che possiamo fare alle anime del purgatorio. E quindi possiamo immaginare che proprio a partire dal volume 11 e dal volume 12 si incomincia a parlare con particolare insistenza del purgatorio proprio in termini divini, in termini di divina volontà. Per esempio, siamo nel volume 12, 28 marzo del 1917. Luisa dice: vita della mia vita, dimmi un'altra parola. E Gesù, come se mi alitasse, ha soggiunto: ti amo. Dice: dimmi un'altra parola, ti amo. Ma in quel ti amo pareva che tutti e tutte le cose ricevessero nuova vita. Allora io ho ripetuto: Gesù, e adesso dimmi un'altra parola ancora. E lui: parola più bella non potrei dirti che un ti amo. Ecco, sapete le pagine stupende che Gesù ha fatto vergare a Luisa sulla grandezza, il potere del ti amo. Ma qui stiamo parlando del ti amo di Gesù, eh? Non del nostro ti amo che dovrebbe contraccambiare il ti amo di Gesù. No, sta parlando del ti amo. Parola più bella non ti potrei dire che ti amo. Tanto che il parlare di Gesù non è un parlare, Gesù è la parola, è il verbo. Quando la parola fuoriesce, fuoriesce creazione istantanea, quindi crea amore, realizza amore, impregna di amore, ti amo, un fiume di amore che si getta su questa creatura, ma soltanto su questa, no? Ascoltiamo. E questo mio ti amo, dice Gesù, riempie cielo e terra, circola nei santi che ricevono nuova gloria, i santi. Ripeto, non so se arriveremo a parlare dei santi, però ecco, come dire, ma vi immaginate che noi abbiamo il potere di accrescere la gloria accidentale dei santi? Ma non lo so se questo è vero o non è vero, cioè io lo so, pure voi lo sapete, però restiamo ancora con il punto interrogativo, perché ogni volta che giriamo in questi scritti è veramente un capogiro da vertigini. Quindi gira nei santi che ricevono nuova gloria, scende nei cuori dei viatori, cioè noi, tutti i nostri fratelli che ci troviamo qua giù. E chi riceve grazia di conversione, chi di santificazione? Il mio ti amo penetra in purgatorio e come benefica rugiada piove sulle anime, ne sentono refrigerio. Gli stessi elementi si sentono investire di nuova vita nel fecondare, nel crescere, sicché tutti avvertono il ti amo del tuo Gesù. E sai quando l'anima si attira un mio ti amo, perché abbiamo capito che il ti amo di Gesù invade tutto, anche il purgatorio è il refrigerio che porta immenso, infinito. Ma il punto è, come facciamo noi a far sì che Gesù ci dica ti amo, faccia uscire da sé questo amore? E sai quando l'anima si attira un mio ti amo? Quando, fondendosi in me, prende l'attitudine divina e sperdendosi in me fa tutto ciò che faccio io. E
praticamente sono i primi passi della vita nella divina volontà, i primi passi, cioè il fondersi con la santa umanità di Gesù. Gesù dice: quando tu entri in me, ti fondi in me, parte per parte, fai i tuoi atti immediati con me, cioè mi chiami in tutti i tuoi atti, li facciamo insieme, chiami la mia volontà a farli in te. In quel momento tu stai attirando il mio ti amo, perché io corro, mi precipito e con me viene tutto il mio amore, non solo in te, ma sulla terra, nel cielo, in purgatorio. Non parleremo mai dell'inferno in questa nostra conversazione e potete immaginare perché. Per lì non c'è nulla da fare. Quello che possiamo fare è dare a Dio la gloria, la lode, l'adorazione che queste anime avrebbero dovuto dare e che non l'hanno dato e quindi l'hanno defraudato. Allora noi lo facciamo per lui, per loro. E tutto possiamo compiere perché tutto troviamo nella divina volontà. Ecco quindi questo discorso del compiere atti immediati, che fa bene al purgatorio, pensate un pochettino, no? È quel brano in cui Luisa si lamenta e dice: Signore, ma come faccio a stare sempre attento, no? Lo dico per tanti fratelli che si chiedono sempre: ma come si fa a tenere sempre questa attenzione, a chiamare Gesù in tutti i nostri atti? Beh, innanzitutto questi siamo veramente ai primi passi della vita nella divina volontà. Gesù risponde, dice: ecco, forse è difficile, impossibile, ma l'importante è avere questa attitudine, stare protesi verso. Gesù esattamente dice: avere l'attitudine della buona volontà, cioè avere il desiderio, fissarsi al mattino con l'atto preventivo, ma stare costantemente con la buona volontà di vivere nell'umanità di Gesù, di non uscire mai da essa, di non fare mai nessun atto di volontà nostra. E Gesù dice: io mi precipiterò, mi farò sentinella di ogni pensiero, di ogni parola, di ogni passo. Va bene. E poi, carissimi, un altro accenno sempre a questi primordi della vita nella divina volontà, nella misura in cui Gesù dice una cosa che veramente deve suonare per noi come incoraggiamento, oltre che consolazione. Ascoltiamo, sempre dal volume 12. Figlia mia, ogni qualvolta la creatura si fonde in me, sempre lì, dà a tutte le creature, quindi anche alle anime del purgatorio, l'influsso di vita divina, e da seconda che le creature hanno bisogno, ottengono il loro effetto. Chi è debole, se tu ti fondi in me, chi è debole si sente la forza, sente la forza. Chi è ostinato nella colpa riceve la luce. Vi ricordate questi shock che avevamo le prime volte che leggevamo il volume 11, il volume 12, che dicevamo: ma qua ci sta qualche cosa che non esiste da nessun'altra parte, no? Sono queste cose. Chi soffre riceve il conforto. Dice: come faccio io a consolare gli afflitti? Questa è la prima opera da compiere. E così di tutto il resto, dice Gesù. Poi, dice Luisa, poi mi sono trovata fuori di me stessa. E mi trovavo in mezzo a tante anime che mi dicevano, pareva che fossero anime purganti e santi, e nominavano una persona di mia conoscenza morta da non molto tempo. E mi dicevano, riferendosi a questa persona defunta: lui si sente come felice nel vedere che non c'è anima che entri in purgatorio che non porti l'impronta di cosa? Delle ore della passione. E le anime corteggiate, aiutate da queste ore, prendono posto in luogo sicuro, e non c'è anima che voli in paradiso che non sia accompagnata da queste ore della passione. Queste ore fanno piovere dal cielo continua rugiada sulla terra, nel purgatorio e fin nel cielo. Nel sentire ciò, dicevo tra me: forse il mio amato Gesù, per mantenere la parola data,
che ad ogni parola delle ore della passione darebbe un'anima? Non c'è anima che salva che non si serva di queste ore. Cose molto molto importanti. Vedete, carissimi, è chiaro il discorso che sta facendo. Non c'è nessun'anima che si salva che non passi, non sia frutto di queste ore e che non passi attraverso il purgatorio. C'è una pagina stupenda che parla della morte, più di una per la verità, anche nel punto finale della morte, anche se per tutta l'esistenza terrena uno si è ribellato alla volontà di Dio, ma se compie un atto nella volontà di Dio, almeno di sottomissione alla volontà di Dio in punto di morte, quell'anima non va perduta. Sono parole di grande consolazione che poi confermano la dottrina cattolica, assolutamente non c'è una virgola fuori posto. Ma ecco, vorrei farvi notare una cosa: quando si parla delle ore della passione, ecco, la nostra mente va giustamente, immediatamente al libro delle ore della passione, perché è così, è così. Ma le cose sconvolgenti che Gesù ci dice su queste sante ore, non in questo brano e in altre, è che di per sé noi non dovremmo distinguere le ore della passione reali che Gesù ha vissuto 2000 anni fa, dalle 5 del pomeriggio del giovedì santo alle 5 del pomeriggio del venerdì santo, dalle ore della passione che noi siamo chiamati, siamo soliti dire facciamo. Hai fatto le ore della passione? No, non le ho fatte perché ci vuole un po' di tempo, le faccio più tardi, no? Sì, è un farle, è un rifarle, è un rimetterle in atto, è un renderle presente. Quindi in un certo senso le ore della passione, più che essere una preghiera, è una realtà. Sono proprio le ore della passione, le ore stesse di Gesù. Quindi, quando io faccio le ore della passione, come abbiamo detto, ripeto in me la passione, perché la vita nella divina volontà è un ripetere la vita di Gesù, è fare quello che fa Gesù, sempre, continuamente. In quel momento non soltanto io sto salvando anime, sì, le salva Gesù, ma io sono con Salvatore, ecco, mi si lasci passare questo termine, insomma, collaboratore della salvezza, coadiutore dell'unico Salvatore che è Gesù Cristo, certamente, no? Ma in quel momento lì io faccio del bene alle anime del purgatorio, perché tutto ci viene donato di bene attraverso queste ore. Bene, carissimi, e adesso arriviamo ad un punto centrale, nodale del nostro tema sulle anime del purgatorio, che in questa prima parte è focalizzata soprattutto sul suffragio delle anime del purgatorio, no? E questo punto centrale è un passaggio del volume 20 che per la verità mi risulta essere molto noto, quindi non mi soffermerò più di tanto, però credo che per un discorso così ampio su tutta l'opera della Divina Volontà, su tutto il Libro di Cielo riguardante il Purgatorio, almeno un accenno dobbiamo farlo. Ed è quel famoso brano del 3 novembre, non a caso, del 1926, in cui Gesù dice che i suffragi, le anime del purgatorio, non le ricevono tutte in maniera uguale, ma in base alle vie, ai canali che loro si sono formati quando erano sulla terra. Quindi fino adesso abbiamo parlato dei nostri suffragi, cioè di quello che noi possiamo fare e come poterlo fare, e c'è altro da dire, forse adesso lo diciamo. Ma adesso diamo uno sguardo brevissimo alle stesse anime, come loro ricevono questi suffragi, queste riparazioni. Brevemente, continuo a vivere tutta abbandonata nell'adorabile volontà e mentre pregavo pensavo tra me: quanto vorrei scendere nelle prigioni delle anime purganti per sprigionarle tutte e nella luce dell'eterno volere portarle tutte
alla patria celeste. Vi faccio notare, carissimi, cioè, quando uno dice, adesso si sprecano le parole, si sprecano anche in ambiente ecclesiastico, lo zelo pastorale. Ma che cos'è sto zelo pastorale che dovrebbe animare, insomma, innanzitutto tutti i sacerdoti, che sono loro pastori, lo zelo pastorale lo abbiamo letto adesso. Qual è il suo desiderio? Andare in purgatorio per fare in modo da liberare tutte queste anime e andarle tutte in paradiso. Cioè, questa creatura brucia dal desiderio di rendere le anime tutte completamente di Dio e tutte ovviamente felici, tutte salve. Questo è lo zelo pastorale. Lo zelo pastorale non è darsi da fare per fare un po' di attività, un po' di socialità, un po' di movimento. Noi non è che dobbiamo costruire le parrocchie, noi dobbiamo costruire la Chiesa, dobbiamo edificare la Chiesa, il corpo di Cristo, cioè dobbiamo salvare le anime. Questo affanno a costruire realtà orizzontali che hanno a volte poco a che fare con realtà verticali. Le realtà orizzontali le costruiamo, le dobbiamo costruire, ma le realtà orizzontali le si costruisce soltanto con un punto di riferimento verticale. Quindi ecco lo zelo di Luisa per le anime del purgatorio. E nella luce dell'eterno volere vorrei portarle tutte alla patria celeste. In questo mentre, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, quanto più le anime passate all'altra riva sono state sottoposte alla mia volontà, quanti più atti hanno fatto in essa, tante più vie si sono formati per ricevere i suffragi dalla terra. E poi Gesù continua, insomma, adesso ve lo riassumo. Si sono creati per ogni atto fatto nella volontà di Dio, quantomeno ogni atto di abbandono, di sottomissione, di tutto quello che è stata la santità fino adesso, perché quando Gesù dice fare atti nella divina volontà, non sta parlando degli atti necessariamente così come lui ce li ha insegnati nel vivere nella divina volontà. Altrimenti, insomma, le anime precedenti non avrebbero nessun tipo di suffragio. Ma per ogni volta che un'anima ha desiderato la volontà di Dio, ha cercato la volontà di Dio, ha fatto la volontà di Dio, si è creato, dice Gesù, vie di comunicazioni tra la terra e il purgatorio. E noi sappiamo bene che se insomma, il canale è piccolo, poco passa, lentamente passa, ma se il canale è grande può passare molta, molta più acqua, ma acqua di grazia, acqua di amore. Però vedete, carissimi, adesso iniziamo a guardare un po' più noi e anche il nostro futuro destino eterno. Mi avvio quindi alla seconda parte di questa meditazione. Quante volte, voi lo sapete molto meglio di me, quante volte Gesù insiste sull'importanza di non perdere mai nessun atto, di fare quanti più atti possibili nella divina volontà, di stare costantemente protesi come un bambino al petto della mamma, come il cervo ai corsi d'acqua, dice il Salmo, stare sempre in attitudine nei confronti della divina volontà, di non farci perdere, di non spostarci un attimo, una volta dalla divina volontà. Ecco, io non so se voi ci riuscite, insomma, no? Però quantomeno noi a questo dobbiamo mirare. Gesù dice: quanti atti ha fatto di mia volontà, tante vie di comunicazione si è creato. Però non è che adesso noi dobbiamo pensarci al nostro futuro eterno, qui dobbiamo pensare a vivere tutta la nostra vita, anche il nostro sonno, che apparentemente non è vita, perché non c'è coscienza, non c'è volontà, ma la volontà c'è prima di addormentarti. Anche quello tu devi immergere nella volontà di Dio. Niente devi compiere che non sia volontà di Dio, che non sia la volontà di Dio a essere l'agente, il motore principale del tuo atto. Ecco, carissimi, questo soltanto per incoraggiarci vicendevolmente a non disperderci in tante cose
in tante cose che passano, ma ciò che resta sono questi soli che si accendono quando noi attiriamo la volontà di Dio in noi. E nella seconda parte di questo brano, ma volevo essere un po' più rapido, vediamo un po'. Ora, dice Gesù, come le anime purganti per ricevere i suffragi dovevano formarsi le vie, così i viventi per mandare i suffragi devono fare la mia volontà per formarsi le vie, per far salire i suffragi nel purgatorio. Se fanno i suffragi e dalla mia volontà sono lontani, i loro suffragi, mancando la comunicazione di essa, che solo unisce e vincola tutti, non troveranno la via per salire, i piedi per camminare, la forza per dare il sollievo. Saranno suffragi senza vita, perché manca la vera vita del mio volere, che solo tiene virtù di dar vita a tutti i beni. Quanto più di mia volontà l'anima possiede, tanto più valore contengono le sue preghiere, le sue opere e le sue pene. Eccoci qua, carissimi. Questo è il nodo, la svolta tra la prima e la seconda parte. Sì, abbiamo parlato dei nostri suffragi verso il purgatorio, abbiamo parlato di come le anime del purgatorio ricevono questi suffragi. Però adesso parliamo di noi, parliamo innanzitutto velocemente di come vanno fatti i suffragi, perché non è una questione che dice vabbè, lasci un po' di soldi, celebri un po' di messe. Sì, cioè, la messa è efficace ex opere operato, cioè ha efficacia per i meriti di Cristo, c'è una oggettività di effetti e di benefici nella Santa Messa che è fuori discussione, ma tu come offri questo suffragio? Abbiamo parlato delle indulgenze, cioè se l'anima vuole fare del bene, ma lei è la prima che fa il male, che vive nel male, che rifiuta il bene, ma come può fare del bene? Cioè, non so se ce ne rendiamo conto, no? Io voglio fare del bene alle anime del purgatorio. Va bene, fai del bene alle anime del purgatorio. Ma il primo modo per fare del bene alle anime del purgatorio è fare del bene a colui che contiene le anime del purgatorio, che è Dio, che è la sua adorabile volontà. Quindi se tu vivi una vita proprio volutamente peccaminosa, che proprio tu... però diciamo, beh, ricordo mia mamma... Cioè, ma come dire, stiamo parlando di cose abbastanza paradossali, perché un'anima che è lontana dalla volontà di Dio, un'anima che forse ha delle anime del purgatorio, non è che gliene interessi più di tanto. Ma Gesù ci sta dicendo una cosa fondamentalissima. Il valore, il peso, la preziosità delle mie preghiere, delle mie opere e dei miei sacrifici dipende da quanta volontà di Dio c'è in me. E se è vero, come dice Gesù nel volume 27, che tanta più volontà di Dio entra in noi, quanti più atti noi facciamo in essa, cioè quanto più noi andiamo a rintracciare l'operato divino e lo consideriamo, lo apprezziamo, ripariamo per chi non lo considera, chi non l'apprezza, e amiamo, prendiamo possesso di... quanto più compiamo questi atti, tante più fessure si aprono nel nostro cuore da far entrare la luce divina, fino al punto che questo sole, mo entra un raggio, mo un altro raggio, mo un altro raggio, mo un altro raggio, arriverà il giorno in cui dice, senti, facciamo una cosa, mo mi trasferisco io completamente dentro di te e stiamo a posto. Capite? È così, così dobbiamo impetrare continuamente il regno della divina volontà, in noi e in tutti. Quindi questo è un punto fondamentalissimo, carissimi. Bene, e allora, eravamo arrivati al volume 20, però adesso facciamo nuovamente un capitombolo all'indietro, perché questa seconda parte dobbiamo parlare un pochettino di noi, anime che, per la misericordia di Dio, siamo stati salvati, non è? Dice, forse speriamo che non andiamo all'inferno. Il Signore ci ha salvati,
ha salvato tutto il genere umano. Poi c'è una parte dell'umanità che rifiuta la salvezza e che dice: uè, io all'inferno ci voglio andare. Ok, va bene, basta che ti fai trovare in peccato mortale il giorno in cui il Signore ti viene a chiamare, all'inferno ci vai. Il Signore non ti costringe a salire verso la luce divina, sei libero. La libertà è il dono e l'investimento, il rischio che il Signore ha voluto compiere per l'umana creatura, che non la toglierà mai a nessuno. Però ecco, carissimi, probabilmente ci attende il purgatorio, sicuramente la meta è il paradiso. Passeremo, non passeremo? Chi lo sa, chi lo sa. Diciamo che proprio, ecco, adesso abbiamo detto che andiamo al volume settimo, però proprio in quel brano di cui vi parlavo all'inizio, dell'esperienza che Luisa ha fatto con la sua mamma, che insomma l'ha trovata nella santa umanità di Gesù, quindi in uno stato di beatitudine, non era il massimo della beatitudine, però Luisa in quel brano dice: ho capito, dopo tutto quello che aveva visto, che le anime che vanno direttamente in paradiso senza passare del purgatorio sono pochissime. E quello che Luisa ha capito, come dire, per esperienza diretta, è quello che i maestri di vita spirituale ci hanno anche sempre insegnato. Quindi altro che canonizzazioni immediate, seduta stante, come se tutti andiamo in paradiso o diamo per scontato che se l'inferno esiste è vuoto, come qualcuno ha osato dire, e cose di questo genere. Bene, adesso però parliamo di noi. Andremo in purgatorio? Probabilmente. Andremo in paradiso? È la nostra speranza, e la speranza è certezza, la virtù della speranza, quindi coraggio. 14 luglio 1907, continuando il mio solito stato, per poco è venuto il benedetto Gesù. Ed io, senza pensarci, ho domandato: Signore, vedete qua la dottrina cattolica pura, senza edulcorazioni moderne o moderniste, quello che volete. Signore, dice Luisa, ieri mi sono confessata. Se io fossi morta, essendo che la confessione rimette le colpe, non mi avresti portata dritto in paradiso? Cioè, domanda non da prima catechismo, no, qua siamo un po' in catechismo avanzato, però terza classe di catechismo. E Gesù: figlia mia, è vero che la confessione rimette le colpe. Vedete, la tratta proprio da bambina del catechismo. Siamo al volume settimo, è importante vedere il percorso. È vero che la confessione rimette le colpe, ma la cosa più sicura e certa per esentare il purgatorio è l'amore. Ecco, forse un catechista non avrebbe risposto così, perché noi siamo molto, come dire, molto dottrinali. Oh, la colpa, le pene, tutte queste cose complicate a volte, no? Soprattutto per i nostri cuccioli. Gesù però è molto più facile, molto più immediato, semplice. Uno dice: ma non ci capisco questi scritti, ma fai il percorso che ha fatto Luisa. Tu dici: ma ho iniziato a leggere dal volume 33, ma lo so che è bellissimo come volume. Ma se non fai il cammino che ha fatto Luisa, lento, graduale, in cui, vedi, stiamo ancora al terzo catechismo, e come potrai entrare negli abissi infiniti della luce della divina volontà? Rimarrai accecato, no? Allora, la risposta semplice di Gesù è questa. Guarda, è vero, la confessione rimette le colpe, cioè tu entri in confessionale colpevole, cioè meritevole di pena, di dannazione. La pena per un peccato grave è la dannazione, no? Però esci innocente, hai fatto un omicidio, hai fatto un furto, meriti di essere condannato. No, no, vengo condannato io al posto tuo. Questo che avviene durante la confessione, dice Gesù. Cioè, io prendo le tue colpe, le prendo io,
le espio io le parole. Tu esci innocente. Quindi immaginate, entriamo in un'aula di tribunale, perché insomma nella tradizione la confessione è stato visto anche come il tribunale, ma tribunale di misericordia. Entri colpevole, esci innocente. Entri in un tribunale colpevole e te ne esci assolto. Com'è possibile? È un'ingiustizia. E questa è la giustizia divina, che si è manifestata alla misericordia di Dio. Questa è la giustizia divina. Però, dice Gesù, guarda che il purgatorio non è una questione di colpe, perché con le colpe non si va proprio in purgatorio, si va all'inferno, no? Dice, per evitare il purgatorio, ciò che conta è l'amore, l'amore. Perché quando noi diciamo che le colpe lasciano dentro di noi un residuo, che si chiamano le pene, che vanno espiate, che in parte le espia Gesù, in parte vengono espiate durante la confessione in base alle disposizioni, al pentimento, e poi in parte le dobbiamo espiare noi con le preghiere, con le opere di carità, con i sacrifici offerti, con tutto quello. Beh, proprio la dottrina di sempre, immutabile. Ma in una parola, come possiamo dire tutto questo lavoro tutto che ci impedisce di passare dal purgatorio? L'amore. Fra poco Gesù dirà altro, ma adesso stiamo ancora ai primi passi, all'ABC, l'amore. Sicché, dice Gesù, nell'anima l'amore deve essere la passione predominante. Cioè, come dire, con voi io posso usare queste terminologie di Gesù e non c'è bisogno manco di spiegarle troppe. Però se mi dovessi mettere qua vicino a Piazza del Popolo o a Piazza Venezia a dire l'amore deve diventare la passione predominante, che succede? Non lo so, potrei essere frainteso, no? Ma capite bene di che cosa stiamo parlando? Perché questo è anche importante riprendere, come dire, la terminologia anche classica, la carità. Spieghiamola, che la carità non è soltanto l'elemosina, la carità è l'amore di Dio, è l'amore misericordioso, viscerale di Dio, la virtù della carità. Se non siamo perfetti nella virtù della carità, in paradiso non ci andremo perfettamente, immediatamente o in pienezza. Quindi, dice, sicché nell'anima l'amore deve essere la passione predominante, e spiega, amore il pensiero, amore la parola, amore i movimenti, ma come se, cioè, i movimenti devono essere amore, ma non necessariamente che non devi puntare il dito, devi evitare di dare gli schiaffi, no, proprio, cioè, come dire, tu vedi una persona impregnata di divina volontà, come cammina, come si atteggia, come muove la testa. Sto dicendo forse delle cose che possono sembrare banali, ma io penso che quando hanno visto Gesù, quando hanno visto Maria, proprio nei loro movimenti c'era impresso il sigillo dell'amore, perché erano dei movimenti apparentemente banali, ma tutti mossi da un movimento interiore che si chiama divina volontà. E quindi non può che essere amore, tutto ciò che esce dalla divina volontà è amore. Tutto, tutto deve essere coinvolto da questo amore, onde l'amore increato, trovando tutto amore, assorbe in sé l'amore creato. Cioè Dio, trovando Dio che è amore, trovando nella creatura amore, che fa? Se l'assorbe tutta, perché può assorbirsela tutta. Se una spugna c'è davanti solo liquido, se l'assorbe tutto. Però se c'è qualche cosa di solido, se addirittura ci sono dei chiodi, come se lo fa a assorbire la spugna? Non gli appartengono, non fanno parte della capacità di assorbimento propria della spugna. Dio è amore e l'amore assorbe amore. Su questa terra l'amore assorbe anche il male, la croce di Cristo è spugna che assorbe anche i chiodi, i flagelli, tutto quello che noi commettiamo con i nostri peccati, ma lassù, lassù, l'amore assorbe amore. Onde l'amore increato, trovando tutto amore, assorbe in sé l'amore creato. Difatti, che cosa fa il purgatorio? Qual è il compito del purgatorio? Riempire i vuoti dell'amore che ci sono nell'anima. E quando riempie questi vuoti, la manda al cielo.
Se questi vuoti non ci sono, non è cosa che al purgatorio appartenga. Ed entriamo adesso in un altro aspetto di questo nostro itinerario che adesso parla di noi. E siamo subito precipitati all'altra sponda degli scritti della Divina Volontà, perché dovevamo fare, come dire, un discorso ampio, 360 gradi, ma spulciando un po' di qua, un po' di là, a differenza di come sono solito fare, di soffermarmi soltanto su un brano. Siamo al volume 33, 7 ottobre del 1935. Sono brani molto lunghi, lo sapete bene, ma è interessante vedere che cosa dice Gesù in questo brano e che cosa dice nel brano successivo, riguardante il purgatorio. Perché guardate che il purgatorio, sì, è una realtà ultraterrena, ma sapete voi che è possibile costruire il purgatorio anche in terra? Ma non stiamo parlando delle anime che volontariamente si assoggettano alla volontà di Dio e accettano tutto quello che la volontà di Dio dispone per riparare. No, qua stiamo parlando di un altro genere di purgatorio. Sentiamo. La mia povera mente sente il bisogno di riversarsi nel voler divino come suo centro, in cui, sentite, cioè, tutti i voli degli ultimi volumi, in cui slanciandosi, proprio disperdendosi nella volontà di Dio, sente il respiro, il palpito, l'amore, la vita divina come sua. Chi può dire che può vivere senza respiro, senza palpito? Nessuno, nessuno può vivere senza respiro e senza palpito. Così la povera anima si formerebbe il purgatorio più straziante senza del fiat. Perché? Perché il fiat è il respiro, il fiat è la luce, il fiat è la vita. Quindi se vogliamo costruirci il purgatorio più straziante, basta stare lontano dalla divina volontà. La mia volontà umana mi getterebbe nell'abisso di tutti i mali. Ma mentre ciò pensavo, il mio amato Gesù, sorprendendomi tutto tenerezza, mi ha detto: figlia benedetta del mio volere, come mi sento felice che hai capito che non puoi vivere senza del mio fiat. Per chi non vive in esso, non solo si forma essa il suo purgatorio vivente, ma inceppa tutti i miei beni preparati per lei, me li chiude nel mio cuore e, facendomi spasimare, forma il purgatorio al mio amore. Mamma mia, cioè incredibile che cosa ha detto Gesù. Cioè, penso che sia chiaro. Gesù dice: l'anima che vuole opporsi alla mia volontà, che le chiude le porte, le volta le spalle, non solo si sta formando il suo purgatorio, anche in terra, ma sta costruendo il purgatorio a me, al mio amore, perché io vorrei dare e tutto blocca, tutto inceppa, perché non posso dare. Perché? Perché lei non vuole. Mi sopprime le mie fiamme senza il sollievo di poter comunicare il mio respiro, la mia vita. Quindi sento il mio respiro soffocato, la mia vita inceppata, senza il bene di potermi comunicare alla creatura. E subito dopo, nel 27 ottobre del 35, ci parla di questo purgatorio di cui vi accennavo. Figlia mia, tu devi sapere che non appena la creatura decide veramente di voler vivere nella mia divina volontà ed a qualunque costo di non mai fare la sua, insisto anche con la mia voce, in maniera forte, ricorda proprio le parole della Madonna nel libro della Vergine Maria, proprio: deciditi di non prendere mai più la tua volontà, lasciala, incatenala, cioè queste cose proprio nette, drastiche, punto. Quando l'anima decide questo, dice Gesù, il mio fiat, con un amore indicibile, forma il germe della sua vita nel fondo dell'anima,
questo germe a tal potenza, a tale santità, che non cresce se prima non mette a posto l'anima, liberandola dalle sue debolezze, miserie e macchie se ci sono. Quanto è potente, amabile e adorabile la Divina Volontà, carissimi. Uno dice, ma come faccio io a uscire da questi vizi, da questi peccati che mi opprimono, che mi tiranneggiano? Inizia a fare queste preghiere. Padre, le faccio? Niente. Fai queste penitenze. Ah, sì, padre, le penitenze, sono cose vecchie. Che cos'altro ti posso dire? Se tu non ti decidi a fare entrare in te il seme contrario al tuo vizio, a fare entrare dentro di te gli anticorpi per la tua malattia, che è la Divina Volontà. Perché quando tu fai entrare la volontà di Dio, e non è che ci vuole l'arte, dice Gesù, basta volerlo. Iniziamo dal voler, dal desiderarlo a tutti i costi. E quanto più questo desiderio diventa forte, netto, e quanto più si vive in esso, tanto più questo germe non solo è gettato, ma cresce. E se cresce questo germe, questa pianta, tutte le altre piante, soprattutto quelle velenose, devono fare soltanto la valigia e sloggiare. E quindi tu ti vedi liberato anche da tanti attaccamenti malsani, liberato in poco tempo, tanti anni di ascesi, di impegno cristiano, non ho combinato granché, in poco tempo mi ritrovo ad un livello di santità. Cioè, com'è successo? O ci crediamo che la Divina Volontà è potenza, oppure, come dire, stiamo dicendo belle storie, cose che magari possono anche filare teologicamente, dottrinalmente, tutto. Non stiamo a fare teologia, qui stiamo a fare vita, è diverso. Allora, carissimi, dice Gesù, si può dire quest'anima che forma il purgatorio anticipato, purgandola di tutto ciò che potesse impedire che una vita di volontà divina si formasse in essa, perché volontà mia e peccati non possono esistere insieme. Quindi il purgatorio che si fa in terra non è soltanto un purgatorio fatto da te, te lo fa fare la Divina Volontà, te lo fa anticipare lei, ti fa riempire lei tutti i tuoi vuoti d'amore con l'amore divino. Al più si potrebbe dare qualche debolezza apparente, che con la sua luce e calore viene subito purificata. Bene, carissimi, ma ormai il tempo è quasi terminato, e allora terminiamo anche questo nostro excursus e con una parola di grande gioia. Non soltanto per tutti noi, ma per tutta l'umanità, perché il nostro compito non è quello di essere annunciatori di sciagure, ma di essere annunciatori di speranza, di liete notizie. Il Vangelo è buona notizia. Chiaramente per accogliere la buona notizia uno deve fare pure dei passi, però io annuncio la buona notizia, voi annunciate buone notizie, portiamo la buona notizia del Regno in mezzo a noi, e abbiamo fatto tutto. E allora qual è questa buona notizia inerente al nostro cammino verso l'aldilà? Questa, volume 24, 29 aprile 1928. Figlia mia, perché ti vuoi opprimere? Quindi, né noi dobbiamo opprimere gli altri, perché se un'anima non si vuole convertire, io gli posso dire tutto. Hai visto il diluvio che è caduto stasera a Roma? Ah, questo non sarà niente in confronto a quello che... non si converte, è inutile. Quindi, portiamo la buona notizia. E nemmeno ci dobbiamo opprimere noi. Cioè, né dobbiamo opprimere gli altri, e né dobbiamo opprimere noi. Quindi, essere attenti, vigilanti. Ma se tu sei impegnato nell'atto presente, nel mantenerti immerso, unito alla Divina Volontà, hai fatto tutto. Quasi. Hai fatto tutto. Capite, no?
basta, questo è il nostro operato. Figlia mia, perché ti vuoi opprimere? Non sai tu, lei che si faceva tante preoccupazioni, agitazioni, adesso proprio sul tema dell'aldilà, non sai tu che chi vive nella mia volontà tiene vincolo di unione col cielo, col sole, col mare, col vento, con tutta la creazione? Beh, ci vorrebbe tantissimo tempo per spiegare questa cosa, no? Molti di voi sanno bene di che cosa stiamo parlando, però nemmeno ci opprimiamo adesso in 10 secondi di spiegare tutto questo. Ma in breve, se io prendo la volontà di Dio, ho preso tutto, perché tutto è nella volontà di Dio. E quando la Madonna è stata assunta in cielo nel libro della Vergine Maria, la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, lassù strabiliavano gli occhi nel vedere nella Vergine Maria il sole, la terra, il mare, i pesci. C'era tutto nella Vergine Maria. Sì, perché nella Vergine Maria c'era tutta la Divina Volontà. E poiché sono atti di Divina Volontà, tu prendi la volontà di Dio, prendi tutto. Quindi questi fili di comunicazione, la tua vita nella loro vita, perché la volontà che muove loro muove te. Va bene, però ci fermiamo. I suoi atti sono fusi in tutte le cose create, perché la mia volontà, come cose sue, li ha messe tutti in comuni, in modo che tutta la creazione sentono la vita di questa creatura. Diciamo soltanto che c'è questa intima comunione anche con il creato, una comunione che va cercata non soltanto esteriormente, la cura del creato, l'impegno, tutto questo di cui si sta parlando, a più non posso, a volte anche in maniera strumentale, però ognuno si metta poi la mano sulla coscienza e agisca sempre in assoluta obbedienza alla propria coscienza. Però qua stiamo parlando di un altro genere di ecologia, di pace con il creato, che è una pace spirituale innanzitutto. Innanzitutto. Perché io posso cercare la pace esteriore, sì, bisogna cercarla, è doverosa, no? Certamente. Ma se non c'è quella interiore con il creato, tutto il resto sarà inutile, insomma, no? Come la pace esteriore. Abbiamo fatto l'ONU 70 anni fa e sono finite le guerre? Dopo la Seconda Guerra Mondiale che abbiamo fatto l'ONU, basta fare l'ONU per finire le guerre, non è finito per niente, se non c'è la pace nel cuore. E allora ecco, questi fili di unione, comunione tra l'anima che vive nella Divina Volontà e il creato. E se l'anima, dice Gesù, potesse andare in purgatorio, si sentirebbero tutti offesi. Il cielo, la terra, il mare, tutti si sentirebbero offesi. L'universo intero si ribellerebbe e non la lascerebbero andare sola in purgatorio. Il cielo, il sole, il vento, il mare, tutti la seguirebbero spostandosi dai loro posti. Bellissime queste immagini. Ed offesi direbbero al loro creatore: è vostra, è nostra la vita che anima noi tutti, anima lei. La vita che anima noi, la volontà di Dio, che è la volontà tua. Ebbene, la vita che anima noi, anima pure quest'anima, non può stare qui in purgatorio. Ci ribelliamo, protestiamo. Queste sono le proteste sante. E dice, come in purgatorio? Il cielo la reclamerebbe col suo amore, il sole parlerebbe con la sua luce, il vento con le sue voci lamentevoli, il mare con le sue onde tumultuanti. Tutti avrebbero una parola per difendere colei che ha fatto vita comune con esse. E siccome chi vive nella mia volontà assolutamente non può andare in purgatorio, perciò l'universo starà al suo posto e la mia volontà avrà il trionfo di portare nel cielo chi ha vissuto in essa, in questa terra d'esilio. Perciò segui a vivere nel mio volere e non voler funestare la tua mente ed opprimerti di cose che a te non appartengono.
Bene, carissimi, una parola di consolazione più bella di questa penso che non ci sia per concludere questa nostra riflessione, questa nostra lettura comunitaria degli scritti sul tema del purgatorio. L'esperienza della morte, nemmeno quella ci deve funestare. Niente ci deve preoccupare, se non continuare a vivere nel voler divino. Perché un giorno, quando il regno di Dio sarà completamente impiantato sulla terra, possiamo veramente, autenticamente sperare che forse, se qualcuno ha azzardato dire che l'inferno è vuoto, speriamo che un giorno vuoto sarà anche il purgatorio. Lo speriamo, lo attendiamo. Siano lodati Gesù e Maria.